Sindaco versus blogger, la querelle continua e anche la querela, visto che il tentativo di riconciliazione attuato da Telerama nel corso dell'approfondimento mattutino non ha dato gli esiti sperati. Tra il primo cittadino di Oria, Cosimo Pomarico, e il blogger federiciano Franco Arpa non torna il sereno, anzi, il braccio di ferro era cominciato qualche mese fa, quando Pomarico querela il blogger per alcuni post giudicati diffamatori pubblicati sul sito Arpa. Oria.com, quindi Pomarico, qualche giorno fa decide di ritirare la denuncia. Una sorta di ramoscello d'ulivo, ma sorpresa, Arpa rifiuta, con motivazioni varie che vanno dalle spese di cancelleria all'impossibilità per lo stesso blogger di conoscere quanto scritto nella denuncia. Quella del sindaco è la sesta querela, prima della sua ne sono arrivate altre cinque e tutte le altre cinque sono andate a finire nell'oblio, sono diventate aria fritta perché in procura non sanno che farsene di queste rondinelle che volano così in modo bizzarro. E lei deve sapere poi, e forse lo sa pure il sindaco, che la sua querela ormai è datata a settembre 2012 e già nel periodo che il PM deve valutare se rinviarmi a giudizio o chiedere l'archiviazione. A me nulla viene di pensare che il PM abbia già valutato di chiedere l'archiviazione e il sindaco, per fare buona, fra virgolette, dice adesso gliela rimetto la querela. No, io voglio leggere il contenuto, perché se c'è un qualcosa di infamante nei miei confronti, io mi devo tutelare. Quello di Pomarico, che voleva essere un segnale di distensione, non ha trovato quindi riscontro. Le parti si ritroveranno in tribunale in un clima che si preannuncia incandescente. Sindaco, lei è Intanto animato dal Cartaccio, quindi, cuore, perché lei, grazie a me, ha voglio dovuto dire, restituire lui un sa bene complimento che queste giunto e cose non metterla fuori esistono, sono porta. vere Grazie a perché. me ha dovuto annullare 2 volte l'ufficio di staff. Grazie a me è arrivata una nota della sovrintendenza dove si dice che lei No, no. non ha chiesto nessuna autorizzazione paesaggistica per stravolgere la conformazione urbanistica di Oria, con Ma rondò, vada contro, ma castelli, sensi unici, continua a parlare senza castelli stradali che guardarsi. indicano che ad Oria c'è un porto turistico. Lei è inviso di rancore, egregio sindaco, perché io sono la voce del popolo, perché ad Oria attualmente non c'è certo, un'opposizione ma valida che le possa controllare quello che lei fa. Eh sì, altro che ramoscelli d'ulivo, in questa storia le parole sono destinate a trasformarsi in randelli chiodati.